Vestiamo la nostra icona. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci giunti a un nuovo appuntamento con il corso di iconografia. Oggi finalmente vestiremo la nostra Sant'Agata. Metteremo gli orpelli e i paramenti sul corpo della Santa. La custodiremo all'interno di paramenti che ne renderanno sacro il suo mortale aspetto. I paramenti infatti sono quello che rende sacro un essere umano, no? Che distinguono il suo animo ultraterreno dal suo essere terreno. Quindi grande rispetto per questo momento della scrittura della nostra tavoletta e come sempre con grande concentrazione ci spostiamo sul piano del lavoro. Benissimo, oggi invece cominceremo a scrivere le vesti, una scrittura molto importante perché è quello che è a contatto con il santo, quindi la materia terrena che è a netto contatto con il sangue, quello che diventerà reliquia dopo la morte del santo stesso. Faremo sia le vesti che gli ornamenti, i paramenti. Questi invece sono totalmente dorati perché intrisi della luce di Dio. Su questo paramento poi noi andremo a dipingere con la tempera all'uovo. Si dipinge sull'oro proprio perché si dipinge con terreno, quindi con materiale terreno, sulla luce di Dio. I paramenti sono la luce di Dio, il terreno è il colore, è ciò che rende il santo uomo, uomo di Dio. Quindi l'unico oro su cui è consentito dipingere e su cui è consigliato dipingere sono soltanto i paramenti. Non vi consiglio di farlo da subito, nel senso se siete alle prime armi portate tutto a gesso quello che dovete dipingere, ma comunque ve lo spiegherò più dettagliatamente o nella prima o nella seconda parte del video, lo troverete comunque in questo video. Io qui faccio le cose come devono essere fatte, ma si possono fare anche diversamente, ve lo spiegherò nel video. Innanzitutto cominciamo con la veste nera di Sant'Agata. Allora prendo il nero e non sarà del tutto nera, la mischio con un po' di terra ombra naturale. Questo darà un tono più coprente al nostro nero vite, che non è molto forte come coprenza, e nello stesso tempo darà una sorta di calore a questo nero gelido, quindi anche un po' di profondità. Essendo la veste molto piatta, la aiutiamo anche a sembrare non troppo nera, non troppo nuova, con un colore che butta molto sull'antico. E cominciamo piano piano a riempire tutto. Mi raccomando, fate delle pozzangherone, andate per pozzanghere, come vi ho insegnato per il viso. Ok? In pratica il pennello non deve dipingere con le setole, ma deve appoggiare l'acqua sulla superficie, l'acqua colorata, diciamo così, sulla superficie. E poi con la punta del pennello si distribuisce questa pozzanghera. Quando la pozzanghera va ad esaurirsi, voi rintingete il pennello nel colore e ripassate il colore sulla vostra tavoletta, naturalmente stando molto attenti a mantenere i margini e le anatomie già scritte.
In questo momento potrete aggiustare tutti quei bordi che magari avete lasciato un po' più grezzi, quindi coprire col colore nero tutto quello che era magari troppo spesso, un po' stortino. Vedete qui questo bordo che... aspettate, vedete qui questo bordo che ha lasciato un po' se stesso. Adesso possiamo dare una maggiore certezza ai bordi della mano e poi naturalmente si riempie a pozzanghere. E via via coloriamo tutta la veste così. Quello che vi consiglio è di ultimare tutti i bordi con lo 00, quindi tutti i confini con quelle che sono le parti già scritte. Dopodiché, per le campiture larghe, potete anche passare ad un pennellino più grande. Bene, facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, è inutile che ve lo faccio vedere perché è esattamente la stessa cosa e ci vediamo quando è tutto bello e asciutto. Finito di passare il nero su tutte le vesti, facciamo le vesti sottostanti, quelle che escono dalle maniche della tunica. Nel mio caso sono rosse nel prototipo e quindi prenderò del rosso e lo apporrò. La cosa che dovete fare sempre quando scrivete un'icona è sporcare sempre con un po' di terra ombra o con un bruno il colore puro. Perché? Perché questo ha un messaggio simbolico molto forte. Innanzitutto, nel nostro caso, antichizzerà il colore e questo ci giova, ma soprattutto servirà per inficiare il colore sacro. Il rosso, infatti, è il colore del sacrificio di Dio, che usato puro, appunto, è un colore santo oltre che sacro. Noi invece lo stiamo apponendo da uomini e soprattutto lo stiamo apponendo su uomini che poi successivamente divengono santi, ma sono comunque uomini, e soprattutto lo stiamo sovrapponendo su quello che è un'idea del santo e non sul santo in sé, perché abbiamo detto che questa è solamente una scusa per pensare al santo, non è il luogo del santo, ma è il luogo attraverso il quale giungere al santo. Il colore sporcato fa sì che prenda e si identifichi in quella che è la sua condizione terrena, quindi sporcato del peccato, sporcato dell'essere terreno e quindi imbrunito appunto con un colore terreno, quindi un bruno, un nero, un colore della terra, meglio ancora un terra ombra naturale, che già nel nome stesso ha l'essenza del suo essere, no? E procediamo alla coloritura delle maniche.
Benissimo, lasciamo asciugare anche questi. Sia le vesti nere che i pulsini, quando saranno totalmente asciutti, riveleranno la loro copertura, la loro coprenza. Se trasparisse il bianco del supporto, dovremmo dare una seconda mano, che non sarà una seconda mano a pozzanghera come quella che abbiamo dato prima, ma vi faccio vedere proprio qui nel nero, che ormai è asciutto, deve essere una mano con un colore un po' più denso e più stirata, proprio come abbiamo fatto per il volto. Quindi la prima mano a pozzanghera, la seconda mano un pochettino più densa e stirata, intendendo con stirata non troppo leccata, non troppo lavorata, una mano veloce, ma nello stesso tempo di sostanza, diciamo così. Così. Questo serve a fissare maggiormente il colore, a renderlo meno trasparente e meno lucido, perché il colore a pozzanghera, specie se avete messo molto uovo, risulterà molto lucido e questo non va bene. Questo secondo passaggio, con maggiore quantità di pigmento alla fine, meno quantità di acqua e uovo, servirà appunto per rendere opaco e coprente tutto il lavoro. Ricordatevi sempre che la tempera si sovrappone da asciutta, perché sennò vi tirate via tutto quello che avete messo prima. Fate questa cosa naturalmente da entrambi i lati. Naturalmente fate la stessa cosa anche con il rosso. A questo punto dobbiamo orpellare le parti dorate. Come vedete sul mio prototipo, vi faccio vedere, il paramento nella sua parte laterale è tutto nero, quindi io sull'oro adesso dovrò andare ad apporre questa tempera all'uovo nera. Solitamente, vi dicevo, io sconsiglio di farlo, perché la tempera all'uovo ha minore coesione, minore adesione. Però in realtà si fa così, cioè si mette direttamente il colore proprio sul paramento, perché è il colore che va sulla luce di Dio e quindi fa l'uomo santo. Mentre per esercitarvi le prime volte, comunque vi consiglio di lasciare le parti da colorare tutte a gesso, e solamente una volta imparato a miscelare bene la tempera all'uovo, a capirne le tempistiche, a capirne anche i modi di asciugatura, passare a fare questa cosa, perché altrimenti il rischio è quello che si stacchi la tempera all'uovo, si stacchi dal supporto. Anche perché adesso, come vedrete, naturalmente l'oro non sarà accogliente, vedete? La pozzanghera si andrà un po' ritirando, quindi dovremo passare due mani, una prima che funga da aggrappo e la seconda che funga da colore. Passate il colore abbondantemente, un colore che metterete sia pozzanghera per forza, però che sia un colore più denso di quello che di solito passate nelle parti colorare sullo stucco, sul gesso. Da questo momento in poi inizia il momento veramente di pazienza massima. Stiamo trasformando l'uomo in santo con i paramenti, e quindi questa parte dell'icona, dopo il viso, che è l'identificazione del santo, è la parte più puntuale, più perniciosa. Naturalmente passiamo così su tutti i paramenti, una prima mano e poi, quando sarà asciugata, una seconda, per rendere il tutto molto molto coprente. Bene, una volta finito di colorare
di scrivere tutti i paramenti, quindi anche dove vi era l'oro farlo diventare nero, cominciamo ad orpellare con le gemme. Allora, prendiamo del rosso e sempre con del rosso come quello della manica, quindi sporcato di un po' di bruno, e diamo la coloritura all'interno di ognuna delle gemme. Piano piano, come al solito, la prima mano serve da aggrappaggio e poi se ne dà un'altra per colorare perfettamente. Orpelliamo tutto, anche la corona, quindi dove c'è il rosso mettiamo il rosso ovunque. Quindi, data la prima mano, ripassiamo anche la seconda, rendiamo il tutto ben coprente e quindi passiamo con gli altri decori, che invece sono di un nero sporcato di verde. Bene, procediamo ora con le altre, quelle tinteggiate diversamente, quindi un nero, vi dicevo, sporcato con un po' di verde. Aspettate che il tutto si asciughi, ripassate le linee nere di contorno lì dove ne serve. Allora, scrivendo l'icona vi sarete accorti che ci sono dei punti che combaciano con le vesti della carne. Bene, in questo punto, anche nel vostro prototipo, sicuramente vi accorgerete, passa una linea nera, una linea appunto di contorno. Ripassatela adesso. A me passa qui sui polsi, così, e poi se volete intensificare passate con la tempera all'interno dei disegni che avete creato con il bulino e portate via l'eccesso, magari con un pannetto e non col dito come ho fatto io. E anche qui sulla corona passate il verde dove necessita. Quindi ripassiamo il verde dove l'abbiamo precedentemente passato. A questo punto facciamo asciugare perfettamente. Adesso comincia la parte più delicata di tutto il lavoro, perché dobbiamo puntinare tutti i particolari, rendere ricco quello che è l'orpello, che è cosa assai difficile. Quindi piano piano, con molta pazienza, prendiamo del bianco di titanio, cioè lo stemperiamo sulla nostra tavoletta, questo qui, questa volta andiamo con del bianco puro e dell'uovo. Avendo ben chiaro dove dobbiamo mettere i nostri puntini, con un pennello, e se non siete pratici col pennello usate uno stuzzicadenti, usate qualche altra cosa. Cominciamo. E allora 1 2 3. I puntini non vanno posti a caso. Ma seguono un disegno ben stabilito e poi tutto attorno alla pietra. Thank you.
proseguite così, puntinando tutto il vostro lavoro, guardando con molta attenzione dove porre i puntini. Quindi non metteteli a casaccio, ma veramente guardate e quindi poneteli. Per aiutarvi esistono in commercio i bulini. Noi precedentemente abbiamo usato il bulino, quello a punta, per incidere il legno. Qui invece adesso usiamo un bulino a punta tonda. Guardate, vedete, alla punta a pallina, di varie dimensioni. Io userò questo piccolo, lo intingerò nel colore e piano piano continuerò il mio percorso. Con questo i puntini vengono più tondi sicuramente, però il lavoro risulta meno sbrigativo, perché devo fare un intinto e un passaggio, un intinto e un passaggio, mentre il pennello si carica meglio e riesce a fare puntini tutti uguali se avete la mano tutti di seguito. La stessa cosa si può fare anche con uno stuzzicadenti, eh? Non c'è bisogno di grandi strumenti. Io sinceramente preferisco farlo col pennellino. Allora, io stavo cominciando a puntinare, però prima di dare i puntini voglio dirvi anche un'altra cosa. Con due pennelli, uno che sporcheremo di colore e uno che lasceremo asciutto, prendiamo un po' di tempera, mischiando del terra di siena bruciato e del bruno di Kassel, e lo passeremo così disordinatamente su tutta la doratura, così, in modo da farla inserire, vedete, negli orefizi della doratura che abbiamo dato e abbiamo trattato a bulino. Possiamo dare dei diversi colori, possiamo dare dei colori che vanno quindi dal nero al verde, insomma tutti i colori che abbiamo usato nella nostra tavoletta. Poi con un panno di lana, con un fazzolettino di carta, comunque senza graffiare la doratura, o semplicemente con il pennellino pulito, togliamo tutto. A noi ci sembrerà che tutto andrà via, però effettivamente quello che immettiamo sta leggermente sporcando la nostra tavoletta, quindi fungerà, vedete, un po' da patina, diciamo così, di quello che è il nostro lavoro, e questo darà maggiore antichizzazione, profondità, spessore, ecco, più che altro al lavoro stesso. State attenti a non sporcare le zone dipinte, naturalmente. Questo ci permetterà di celare qualche parte di gesso che ancora si vede bianca, quindi camufferà quello che è il nuovo, diciamo così, e portatelo via, ecco, con colpo netto. Se volete invece scaricare anche il centro del vostro lavoro, con un pennello pulito poi passate anche così tra le righe del bulino, ok? Passando bene, l'oro si rilucidera e non rimarrà opacizzato, e il disegno sarà ancora più evidente. Bene, adesso passiamo a puntinare tutta la parte. Io avevo cominciato, niente, mi sono semplicemente preparata del bianco di titanio, uno stuzzicadenti o un bulino. Io preferisco lo stuzzicadenti perché trattiene il legno una maggior quantità di colore, quindi non devo intingere ogni volta. Guardo come puntinare, perché il prototipo va sempre guardato, e comincio a passare delicatamente e pazientemente sulla mia tavoletta. Potete farlo con uno stuzzicadenti oppure, come faccio sempre io, oggi ve lo sto facendo più semplice, perché fare un puntino col pennello non è sempre semplice, lo potete fare anche col pennellino che stavate usando prima.
lo 00. Lo faccio da quest'altra parte per farvi vedere la differenza. Vedete, il pallino col pennello è più leggiadro, più bello a mio avviso. Quello con lo stuzzicadenti è più sfacciato. Che qui decidiamo noi quanta setola poggiare, ok? E anche intorno a tutte le pietre. Intingete. Puntinate. Con questa puntinatura quindi dovete ridare una forma certa, quindi ovale e romboidale, alle pietre che invece dipingendo le avevano assunto una forma un po' indecisa. Quindi questa è la particolareggiatura e poi i 5 puntini più grossi tipici di questa veste, che sono messi anche fra ogni pietra, ok? Continuiamo così su tutto. Facciamo la manica e poi naturalmente io proseguo da sola, vi farò vedere il tutto finito e ci rivediamo per fare invece la corona. Continuate a fare i puntini su tutto e anche sui polsini dorati. La cosa importante di questa fase è la precisione, cioè la precisione è che il puntino sia bello tondo attorno a ogni figura, sia sull'esterno. Quindi osservate bene il prototipo, se il vostro prototipo non si vede bene, fate una ricerca degli orpelli del santo che state scrivendo e quindi riprendete naturalmente tutta la vostra icona così, con i puntini. Io adesso completo tutto il lavoro, la farò tutta, dopodiché noi ci rivediamo alla fine del lavoro. Orpellato il vestito, passo adesso a focalizzare la corona, quindi vi avvicino così e piano piano faccio i puntini su tutta la parte della corona. Questi li vedrete più voi che io, perché dal vero sono molto meno intensi di come li vedete in videocamera. E anche per fortuna, direi, perché sì, il decoro ci deve essere, ma deve essere elegante. Ecco, in questo momento per me c'è stata una cosa bellissima. È come un miracolo, lei mi appare, inaspettatamente si rivela e la luce di Dio riscalda il mio cuore.
questo è successo adesso a me. Ho visto per la prima volta la mia icona. È come se la vedessi adesso, la sto percependo nella sua interezza, nella sua essenza. Ed è un miracolo, veramente. Dopo averla avuta tra le mani per tanto tempo, adesso è lei a dirmi com'è fatta, anche se sono io ad averla scritta. Continuo. Trascorsi insieme alla nostra Sant'Agata, l'abbiamo vestita di tutto punto, l'abbiamo orpellata, l'abbiamo ingioiellata, accarezzata col nostro pennello e decorata di gemme. Adesso è proprio una santa, in veste di santità proprio. Spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate colto la minuzia con cui questi passaggi devono essere fatti e la particolareggiatura delle vesti, quanto importante sia per rendere sacro un essere umano, no? La trasposizione al sacro dell'essere umano Agata. Bene, io vi rimando al prossimo video in cui finalmente chiuderemo il nostro percorso su questa icona. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!